Pronto? Ciao, sono la Simonetta di Rosà. Ciao. Sa, intanto mi dispiace del discorso del giornalista perché penso che non ci sia niente di peggio che essere fraintesi. Almeno io personalmente quando parlo e dopo chiedo conferma e sento che capiscono un pan per polenta, per me è una grossissima delusione. Io volevo chiederti, cioè volevo dirti una cosa, secondo me il fatto che voi vi presentiate come apprendisti stregoni vi mette in posizione d'allarme. Cioè io che comincio a capire un po' il messaggio che tu mandi, quando mi metto nella posizione delle persone che non hanno mai sentito niente, che sentono magia, stregoneria e paganesimo. Cioè fa paura una cosa del genere perché ti mette su un piano, sì, questi qua sono maghi, fanno adesso non mi viene il termine, le sedute spiritiche, queste cose qua. Sì. Ecco, per cui questa è una cosa che va a vostro discapito. Io invece volevo chiederti, lo sai che la Chiesa ha sempre praticamente consigliato i coniugi ogni volta che avevano un rapporto sessuale di non praticamente fare la cosiddetta marcia indietro perché bisognava procreare a tutti i costi, no? Io volevo chiederti se sai cioè la vera motivazione per cui veniva imposto, diciamo, di fare così e la tua posizione invece, cioè se adesso una coppia decide di non avere più figli, cosa pensi tu? Sei colpevole, se non è colpevole? Cioè, Guarda il che tuo io punto di non vista. ho il concetto di colpa, eh. No, appunto Sì, volevo. no, ti dico subito tutto quanto. Va bene? Per avermi, Grazie, ciao ciao, Sara, arrivederci. salve. Allora, il sesso è piacere, punto. Le persone devono fare sesso perché gli piace fare sesso, come gli piace fare sesso, quando gli piace fare sesso. Io non ho la minima obiezione su niente. L'unica cosa che a me non sta bene è la violenza, è il possesso. Dove c'è violenza e possesso, a me non mi piace, cioè per me è una cosa obbrobriosa. Questo primo. Fare sesso per il piacere di fare sesso. I figli sono una cosa secondaria, cioè anche se il sistema sociale si riproduce attraverso i bambini vanno fatti solo nella misura in cui si desiderano. Se ci sono le possibilità di far fronte a mantenerli, si possono far crescere bene ed essenzialmente sapere che fare un figlio è lavoro. Ed essenzialmente ad un figlio bisogna dare se stessi, bisogna continuare a costruire se stessi, ampliare il proprio sapere, la propria conoscenza, la propria percezione del mondo, mai fermarsi, mai pensarsi creati e costruiti da un Dio, mai. Per cui occorre continuare a dilatare se stessi e dare questa forza della dilatazione come eredità al figlio. Per cui fare un figlio significa lavoro. Io vi dico questo, il sesso va fatto quando volete, come volete, dove volete e in qualsiasi condizione volete. L'importante è che vi dia piacere e l'importante è che non ci sia violenza, perché la violenza appartiene ai cristiani. Proprio, il sesso come violenza, il sesso come stupro è una cosa cristiana. Ricordatevelo sempre questo, fa parte dell'educazione cristiana, non semplicemente dell'ideologia, ma proprio il modo di essere, il modo di vivere. Ricordate quando veniva impedito ai bambini di masturbarsi, per esempio, per creare le fobie, per creare la sottomissione. Questo è il mio concetto base. L'altro concetto, il secondo, quando io mi presento come apprendista stregone, come pagano forse un po' meno, come apprendista stregone faccio un po' paura. Allora. Tutti quelli che hanno detto come è fatto uno stregone, cosa pensa uno stregone, cosa vorrebbe uno stregone, cosa fa uno stregone, sono sempre stati cristiani. Gli altri non hanno mai avuto il diritto di parola. Gli altri non hanno mai potuto spiegarsi se non con pochissimi testi, se non con cammini alla stregoneria che prende, siccome la stregoneria è un cammino partendo dall'oggettività in cui si vive. Quasi tutti i libri determinano degli sforzi immensi, degli sforzi incredibili per alzarsi. Come è stato detto alla conferenza, la stregoneria è l'arte con la quale l'individuo si sottrae dalla posizione in ginocchio in cui i cristiani vogliono metterlo. Questa è l'arte della stregoneria. Per cui, chiaramente, se io mi presento come apprendista stregone, uno addirittura, come diceva Marco ultimamente, pensa addirittura come mi vesto, addirittura cosa mai farò di cose così incredibili.
Bene. Io rivendico questo perché questo deve essere rivendicato, nel senso che la cosa oscena è il prete che mette in ginocchio i bambini. Purtroppo questo è diventato normalità, e mentre invece la strada della libertà è sempre stata una strada durissima. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao, sono Ciao Marco. Marco! Volevo precisare una cosa perché la domanda della Simonetta mi ha stimolato. A proposito, quando parla appunto dei rapporti sessuali come li intende la Chiesa, no? Cioè, quello che ho capito io è questo. Infatti lei diceva perché adesso, non so, quali sono le motivazioni per cui la Chiesa impone, no, che i rapporti sessuali abbiano come finalità la procreazione, e mentre adesso... Cosa c'è di nuovo che può permettere alla coppia di fare sesso senza procreare? Quello che ho capito io, almeno della posizione che ha preso la Chiesa, è questo in materia di rapporti sessuali. Non è che la Chiesa dice a ogni rapporto deve corrispondere un bambino, una procreazione, ma ogni rapporto deve rimanere aperto al concepimento. Non so se mi sono spiegato Però ho capito chiaramente. cosa vuoi dire. Perché, vedi, io per esempio seguivo e ho seguito i sistemi naturali, no? Metodi naturali con mia moglie. Però ho letto un particolare fatto scritto da un prete, da un teologo, che diceva che se uno usando anche i sistemi naturali, e se questi sistemi naturali funzionano come sono in grado, insomma, di evitare delle, sei in grado di evitare delle gravidanze, no? Adoperando bene questi sistemi naturali. Se però nello stesso tempo questo in sostanza adopera il sistema naturale e fa il furbo, cioè potrebbe lo stesso avere dei figli perché magari ha delle possibilità economiche, ha un sacco, insomma, nonostante che adopera un sistema che è lecito, diventa però illecita tutta la faccenda, diventa. Vedi Marco, sai qual è l'inghippo importante? Mi senti? Sì, ti sento. L'inghippo importante è questo: se i coniugi usano dei sistemi per non avere figli, tolgono a Dio l'esercizio della sua volontà. Questo Sì. è che la Chiesa non vuole, cioè la Chiesa vuole costruire solo sottomissione. Sì, Se tu beh. fai sesso usando, non so, il preservativo, tu togli a Dio l'esercizio della sua volontà. E Sì, siccome la certo. Chiesa vuole mettere in ginocchio davanti a sta bestia, deve fare in modo che ci sia sempre una possibilità per cui sta bestia possa agire. Sì, perché per esempio agli organi sessuali dà questa funzione di trasmettere la vita, e questo sarebbe quello che ha voluto Dio, no? Nel disegno dell'uomo e della. E allora perché gli ha dato le mani dell'intelligenza? Cosa vuoi che ti dica? La Chiesa avrà sezionato la cosa così, dopo se è bene o non è bene che Sì. la cosa si possa La sezionare Chiesa così. vuole solo costruire il suo potere e basta. Certo, e comunque lei sosteneva che tutto questo impegno che lei metteva nel vedersi chiaro su questa cosa era per far del bene alla gente e per Come no? insegnare a vivere nel miglior modo possibile. È che la gente, insomma, il discorso del sesso la vive in modo molto più complicato, È molto più complesso il discorso. Infatti, Poi infatti. lei, quello che invece io condanno alla Chiesa è di avere esercitato un'influenza negativa sul criminalizzare il peccato sessuale, cioè ha creato dei sensi di colpa, e di questo avrebbe dovuto tenerne conto, perché magari il Ma discorso. scusa, sai, come faceva a controllare la gente se no? Poi attraverso la confessione, eccetera. Vabbè, per esempio però non dava la stessa importanza ad altri peccati, perché ci sono i peccati per esempio che sembrano. È l'ultima barriera, no? Spaccata quella, ormai è fatta, non ha più possibilità di controllare la gente. Sì, comunque finché parlavi mi era venuto in mente una cosa: siccome tu ce l'hai un po' con Gesù di Nazareth, no? C'è un passo nel Vangelo che vorrei ricordartelo, e dovresti fare un po' mea culpa, ma lo dico un po' ridendo. Perché Gesù, credo, guarisce il servo di un capo dell'esercito romano, cos'era, un comandante, beh, insomma un Sì, centurione, vai. quello che era, e
siccome questo romano era andato da Gesù e aveva lasciato a casa il servo che stava male, era molto lontano da casa, e Gesù gli dice, visto che me l'hai chiesto, eccetera, io dico che vai a casa e vedrai che col servo starà bene. Bene, e questo romano dice davanti a Gesù, io credo che tu puoi guarire. E Gesù gli dice, non credo una cosa del genere, non ho mai visto tanta fede in tutto Israele. Sì. Allora vedi, questo era un pagano sicuramente, davvero? Che faceva parte delle alte schiere del... E perché pensi che quegli evangelisti lo abbiano scritto questo? Ecco, allora vedi... Cioè, guarda che io ho sempre sostenuto che i quattro Vangeli ufficiali siano delle operazioni militari, a livello ideologico. Sì. Ho sempre sostenuto questo. E allora vedi, è un po' pochino, ma vuol dire che almeno per quelli che ti ascoltano, alle volte, forse è come diceva Simonetta, tutti presenti, dovresti fare un po' di lifting, no? Tutti presenti con magari un modo di parlare un po' pesante, sì. Però sotto sotto magari se ti trovi davanti a Gesù, forse ti fa lo stesso complimento. Se trovo l'immagine di Gesù dei Vangeli ufficiali, spacco il culo. Neanche da mettere in discussione la cosa, deve pagarmele tutte. Ma può darsi che ti dica la stessa cosa che ha detto a quelle... Non esiste, perché lui, uno come me, deve ammazzarlo esattamente come ha fatto col ficco. Non esiste proprio alternativa. Vabbè, comunque all'interno del Vangelo già poi, è questo. Poi parte anche dal presupposto che esiste il figlio di un Dio che non esiste, capito? Cioè, esiste quello che tu dici, ha tante di quelle implicazioni, implica tante di quelle cose... che sono folli in cielo. Però Claudio, io mi sono convinto di una cosa, e questa la tengo per me, e il personaggio Gesù è stato manipolato in tutti i modi, questo è quello che penso e quello che il credo. Il termine Gesù è un termine generico delle religioni misteriche, ecco. Che non ha niente a che vedere con l'ebraismo, che la congiunzione è stata fatta dopo, e purtroppo nei Vangeli ufficiali non ha niente a che vedere neanche con le religioni misteriche, sono volgari operazioni di polizia, tanto per essere chiari, insomma. Per altro modo meditatelo. Sì, per dire, comunque, vabbè. Per esempio, anche il catechismo della Chiesa Cattolica, che in parte, in pochissime situazioni, prevede la pena di morte, no? Oppure anche il diritto di ricorrere alla guerra. A me di sti lifting qua non me ne frega niente, perché io ricordo la Chiesa Cattolica nel 450 dopo Cristo, fino ad oggi. Per cui operazioni che stanno facendo adesso non mi interessa più di tanto. Sì, no. Per dire, perché ultimamente, per esempio, il Papa si era interessato per salvare quella ragazza che è stata uccisa. Siamo sempre ai soliti, no? Sì. Tu metti l'accento sulla persona che viene guarita e non sulle 100.000 che non vengono guarite. Metti l'accento su un'operazione del Papa rispetto a Tizia, che è famosa, mentre invece tu mantieni il disprezzo per gli altri milioni che non sono nessuno. Capisci che mi sta un pochetto sulle scatole a me atteggiamenti? No, sono atteggiamenti propagandistici e basta. Sì, ho capito, insomma. Ma siccome la Chiesa prevede, per esempio, in certi casi che la pena di morte è giusta per colpire chi si è macchiato di particolari crimini, non vedo perché il Papa doveva ricorrere, per esempio, a tutto quello che era in suo possesso di poter fare per salvare la vita a questa ragazza che era colpevole. Cioè, alle volte si contraddicono anche su cose che, secondo me, loro prima le condividono e poi magari... tirano il sasso e poi nascondono la mano. Marco, c'è interesse sia fra propaganda e realtà, Vabbè, si era convertita al cristianesimo e questo non era poco per i bambini. Ma insomma sono tutte stupidaggini. Io vorrei che, insomma, vorrei un po' più di chiarezza, vorrei vedere delle persone veramente serie che fanno delle cose che almeno servono come comportamento per guidarci, perché altrimenti qua, vabbè. Dai. Ciao Marco. Ciao, ti saluto. Ciao. Il problema è sempre quello, è la dislessia. Vediamo un attimo. Pronto? Audio, sono Marta. Ciao Marta. Sta attento, mi volevo dire solo un particolare che mi è successo a me parecchi anni fa. Dunque, se era nel periodo che gli era appunto il referendum per l'aborto, no? Nello stesso tempo che gli era il periodo che i preti ne deve benedire le case. Dunque, casa mia non viene perché non gli veniva per niente, sapeva che non mi interessava. Però mi trovavo di fronte, una casa di fronte della mia amica, e su quel momento arriva il parroco. Quindi comincia a parlare, perché comincia a fare una tiratera appunto sull'aborto, e mi trova il scappadetto a dire, ma senta padre, perlomeno in certi casi bisognerà che lo ammetta, in casi dove che sia certa che il bambino si è malformato, che ha dei problemi gravi,
o che sei in rischio la vita della madre, o che... No, ho capito assolutamente, anche nel caso del bambino che dovesse nascere, capito, con gravi malformazioni, bisogna metterli al mondo. Padre, ma che pare che sia una roba logica. E secondo lei è logico che licenziamo tutti quelli che lavora al Cotoengo? Sì. Ecco. Va bene. E ora li mettiamo al mondo per quello, certo. Creiamo meno disoccupazione. O per fatto occhi di ricambio per qualcun altro. Sì. Bravo. Va bene. Ciao Claudio. Ciao Marta, ciao. In effetti le cose sono obbrobriose. Quello che mi interessava dire... Vediamo un attimo ancora. Pronto? Sì, Claudio e Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao. Sei là dopo tu? Sì, resto qua io. Ecco, allora vengo giù. Ok. Perché ho voglia di parlare perché non ho fatto a tempo a venire giù l'altra volta. Va bene. Sì, volevo dire una cosa. Che riguardo alle cose straordinarie, stranamente succedono ai migliori. Tutti gli altri sono degli sfigati, capisci? Cosa vuoi farti? Ma allora dico io, se tu mi dici ma quello avrà combinato qualcosa perché non è stato guarito, è stato guarito il prediletto. Sì, infatti. E allora questa sarebbe una giustizia? È scenografia quella. Ostia. È scenografia per gli sciocchi. Non ho capito. È scenografia per gli sciocchi. Comunque ci vediamo, ciao. Ciao, Mario. Ciao, ciao. E quello che mi interessava dirgli a Marco è questo. Il problema che hai tu, il problema che hanno la maggior parte delle persone, è quello di conciliare il proprio condizionamento educazionale, cioè ciò che dentro si vorrebbe, con ciò che invece stride, cioè ciò che non è logico, ciò che è assolutamente illogico, cioè ciò che ci fa penare, no? E allora andiamo a cercare delle sfaccettature, delle cose che possono farci stare tranquillo, tipo quest'idea assurda, allucinante, che il Gesù dei Vangeli ufficiali sia una persona buona. Cioè, non esiste una persona buona nei Vangeli ufficiali. Gli insegnamenti del Gesù nei Vangeli ufficiali dice non modificare i ruoli sociali. Indica la Chiesa Cattolica di prendersi la parte migliore. Luca, episodio di Marta e Maria, pagina, vabbè, non è importante. Un altro insegnamento è chi non fa quello che vuoi, quando vuoi distruggilo. E questo è l'episodio del fico. Usare la pazzia per terrorizzare, sottomettere, minacciare, ricattare emotivamente. Vedi tutti quanti il discorso, aprirò la destra del padre, vegnoso, addirittura anche i magistrati durante il processo, che sei folle. Sgozzate chi non si sottomette, Luca, episodio delle mine. Appropriarsi delle strutture sociali per usarle per i propri fini, privandone gli esseri umani, vedi l'episodio della cacciata dei profanatori al Tempio. Impedite agli esseri umani di costruire il futuro, vedi episodio in Marco del lievito dei farisei. Devastare i sistemi sociali. Vedi Matteo, credete che io sia venuto a portare la pace? No, sono venuto a portare la spada, eccetera. Cioè, questi sono gli insegnamenti dei Vangeli ufficiali. Non è che Gesù sia buono, che Gesù... Non esistono ste cose. Esistono dei bambini che vengono messi in ginocchio, che si costringono a piangere davanti al povero bambino nato nella mangiatoia, che poverino, come ha fatto fatica a nascere dalla mangiatoia, e si fa dimenticare che ci sono 200 bambini che la Chiesa Cattolica e il pensiero del Dio Assoluto, del Dio Padrone, sta facendo lavorare come schiavi. Cioè, questa è propaganda. Questa è veramente devastazione della struttura emozionale delle persone. E se non si riesce a guardare, quando il dito indica la luna, bisogna guardare sia il dito che la luna, bisogna guardare le relazioni con tutto quello che ci circonda. Io lo so che far capire le cose non è una questione di logica, non è una questione di razionalità, è una questione di magia. Pronto? Sì, ciao Claudio, sono Andrea. Ciao Andrea. Ascolta, io sono venuto alla conferenza, ma non ho trovato, sono andato in giro dappertutto, ma... Vabbè, dai. Comunque volevo dirti una cosa. Mi spiace Andrea. Vabbè, verrò la prossima volta. Eh. C'è un arcivescovo giù a Napoli che fa liquefare il sangue di San Gennaro. Che permise da Gaera, comunque. No, guarda che si sa il sistema, Sì. È un antico sistema alchemico, è stato trovato. Ho capito, ma... va bene, non è un miracolo, è una totta esatto, vabbè. È un trucco alchemico, dell'alchimia.
E non so se hai sentito, mi è venuto fuori che aveva un giro di usura che non finiva altro. Allora, e sembrerebbe, io non ho ancora letto gli articoli di oggi sui giornali, sembrerebbe che sia suo fratello implicato, non lui. Sì, insomma, sempre stessa famiglia. Beh, vabbè, ma insomma, le responsabilità sono sempre personali, Andrea. Ma vabbè, beh, ma... se no, cioè, se no ricevono dei magari... Denari in cerca sì, parte. Appunto... voglio dire una cosa, gli input ci vengono insomma dall'esterno, se dopo la gente non capisce non è colpa di nessuno insomma, no, perché non è colpa di nessuno, hai capito? Allora io ci sono arrivato con la mia testa, ci arriveranno gli altri. Sì, vabbè. Tutti ci sono arrivati con la sua testa, c'è sempre qualcosa da fare in più, no? Qualcosa esatto. Di migliorarsi. Ascolta, è vero la prossima volta perché guarda, ci guarda, mi dispiace moltissimo, veramente, guarda, abbiamo corso, ti dico, mia moglie era davanti a sede della CGIL, c'è stata praticamente 20 minuti dopo che io ho cominciato la conferenza e ha mandato, credo, 14 o 15 persone in sala. Ma praticamente eravate sotto cavalcavia appena si è intraviso. Esatto, previso. Sotto cavalcavia, esatto. Mi sono anche passato. Va bene, dai, vero, la prossima volta. Mi spiace. Okay. Ciao Claudio. Ciao Andrea, ciao. Mi spiace, infatti, guardate, so che c'è stata gente che ha corso come da disperato da una parte all'altra di Treviso. È stata veramente una cosa epica. Andrea, guarda, veramente mi dispiace moltissimo. E ho la registrazione delle persone che hanno partecipato alla conferenza che erano dispiaciute per essere arrivate tardi. Vediamo un attimo, io non vedo arrivare Mario. Quando arriva io lascio pronto. Buongiorno, sono Paola. Ciao Paola. Volevo domandarti una roba. Dimmi tutto. Mi sento parlare, sono d'accordo con quello che ti dici. Però mi viene il dubbio. Gesù è ora chi è? È arrivato punto. Cioè, a parte tutto quello che ti hai detto, può essere stata una persona che magari ha fatto da me e dopo si è raggirato per conto suo? Sta attenta Paola, io tratto in maniera diversa purtroppo, allora ti ho fatto probabilmente un po' di confusione. Perché non... Ti spiego, vuoi che ti spiega per radio? Per radio, grazie. Grazie a te, ciao. Allora, intanto non vedo Mario, per cui do questa spiegazione all'amica Paola. Allora, io tratto le cose in maniera diversa. Allora, esiste un Gesù che è la descrizione dei quattro Vangeli ufficiali. Cioè, questa descrizione dei quattro Vangeli ufficiali, io la ritengo una persona, cioè la ritengo oggetto in sé, e quando attacco il Gesù descritto dai quattro Vangeli ufficiali. Però il Gesù non è mai esistito, cioè questo personaggio non è mai esistito. Esistevano dei preti, degli esseri di conoscenza, di vari tipi. Uno di questi, varie, diciamo così, religioni misteriche, uno di questi sono per esempio Adone, erano i seguaci di Adone. E praticamente cosa avevano di diverso? Avevano lo sviluppo del Dio che cresce dentro di sé. Ora, mentre i Vangeli ufficiali parlano di mettere in ginocchio le persone davanti al Dio padrone, davanti a lui che verrà a destra del Padre con fulmini, eccetera, e altri tipi di Vangeli riferiti ad altri Gesù, quelli che abbiamo trovato sotto la sabbia in Egitto per esempio, parlano di sviluppare la scintilla divina dentro l'essere umano. Questo fa un po' parte di tutta quella che è stata la filosofia gnostica, di tutta la stregoneria gnostica vera e propria, quella di Simon Mago, eccetera, che però è stata sconfitta, e riprendendola adesso ci costringerebbe a usare anche noi il termine Gesù in contrapposizione a un Gesù ufficiale. Questo è abbastanza stupido e assurdo, no? Perché la stregoneria gnostica è stata sconfitta da sé, in pratica ha fatto una serie di operazioni che il suo condizionamento educazionale è andato male, insomma. E allora, è questo, di Gesù ce n'è stato più di qualcuno, sembrerebbe che Onias, uno ammazzato circa 50-60 anni prima di quello che sarebbe stato il Cristo, sia il vero referente personale, però... ce n'erano più di qualcuno che seguivano le varie linee misteriche, religioni misteriche. Poi c'è il Gesù della descrizione dei Vangeli ufficiali, che è quello che io attacco, quello che io considero come oggetto in sé, perché ha attraversato tutta la storia, è stato usato dalla Chiesa Cattolica per mettere in ginocchio le persone, per cui per me è oggetto in sé. Dopodiché esistono vari Vangeli gnostici dove si descrive un Gesù diverso, cioè delle cose diverse. E queste io non le attacco perché non hanno messo in ginocchio gli esseri umani, però le leggo, le considero, fanno parte anche di percorsi di stregoneria e percorsi di religioni misteriche che sono pagane, cioè sono tutt'uno all'interno del paganesimo,
però non hanno attraversato la storia, non sono stati importanti nella costruzione dell'essere umano. Quando troviamo questi Vangeli li leggiamo perché sono interessanti per capire cosa successe allora, cosa successe in quel momento, però non è che mi interessa più di tanto. Quello che mi interessa è che il Gesù descritto nei quattro Vangeli ufficiali adottati dalla Chiesa Cattolica e da tutto il cristianesimo in generale è quello che ha costruito l'ideologia, il pensiero attraverso il quale mettere in ginocchio chi non si poteva difendere. Quello è il mio nemico, è l'espressione del potere assoluto che ha distrutto il paganesimo, come lo ha distrutto, ha massacrato, ha torturato, ha fatto, e gli insegnamenti sono all'interno di questi quattro Vangeli. Chiaramente bisogna accettare l'ottica, come diceva Marco prima, se Gesù venisse ti farebbe, tu allora saresti... Il problema è l'ottica dalla quale leggiamo le cose. Io sono un essere umano e leggo le cose dal punto di vista dell'essere umano. Io non accetto che un Dio padrone abbia il diritto di fare quel cavolo che vuole. Nel paganesimo non esiste il divino, la divinità che possa fare quello che vuole, che possa mettere in ginocchio gli esseri umani. Questo nel paganesimo non esiste. Per cui io sono libero di scegliere la mia divinità e il mio divino con cui meglio relazionarmi. Per cui chiaramente tantomeno accetterò un Dio padrone che vuole mettere in ginocchio gli esseri umani. Per cui per me è assurdo la Bibbia, per me è assurdo il Dio dei cristiani. Il Gesù dei cristiani per me rappresenta la descrizione del male, cioè ciò che impedisce a me di svilupparmi. Per cui io parlo sempre del cristianesimo come il male, come la negazione del divenire degli esseri umani. Per cui, ritornando a Paola, il problema è tutto questo, capisci? Per la telefonata che hai ascoltato prima di Marco, Marco è una persona che cerca di costruire se stessa con un grosso condizionamento, per cui chiaramente lui troverà sempre nel Gesù dei Vangeli ufficiali qualcosa di positivo, avrà tutta una serie di aspetti che sono positivi. Io invece, che ho avuto la fortuna, chiamiamola anche fortuna, le scelte della mia vita non sono mai state scelte religiose, anche se ho avuto dei grossi peri, io ho avuto delle robe incredibili che per poco non mi fottevano, però ho avuto anche delle forze che mi hanno aiutato, insomma, per venire fuori. Però non ho mai avuto la sottomissione della Chiesa Cattolica, cioè la Chiesa Cattolica non ha mai lavorato su di me per tagliarmi, mentre invece Marco è stato lavorato abbondantemente, cioè gli hanno lavorato la psiche, gli hanno strutturato il pensiero, per cui prima che lui riesca a venire fuori da tutto questo, sarà una cosa molto dura. Ricordiamo come non è una questione di logica, è una questione proprio di magia, cioè il pensiero del Dio assoluto, il pensiero della sottomissione, il pensiero di leggere il mondo in un certo modo viene innestato nella psiche delle persone, e le persone non sono più in grado di leggere il mondo, di vedere il mondo in maniera diversa, cioè non esiste il mondo in maniera diversa, anche se logicamente, razionalmente, cioè riescono a capire che quel modo è sbagliato. Quando loro si troveranno i problemi nella vita, quando loro si troveranno prima di morire, quando loro si troveranno in posizione critica, saranno automaticamente in ginocchio. Cioè la forza con cui è stata strutturata la loro psiche è talmente forte che la ragione non è in grado di bloccarla. Per cui comunque saranno in ginocchio. E il problema è che per uscire dalla posizione in ginocchio, per riuscire a ripulire tutto questo, è necessario uno sforzo enorme, è necessario praticare il crogiolo dello stregone in pratica, oppure praticare un paganesimo molto spinto, un paganesimo che porta fuori, diciamo così, dal pensiero. Vediamo. Pronto? Sì, posso intervenire? Dimmi, oppure dai. Vuoi finire per dare spazio? Mario non è arrivato. E allora adesso me le prenderò anch'io le botte da Mario, non le darà solo a te. Sta attento. E volevo dirti una cosa. A proposito del condizionamento, è vero, io credevo, sai, attraverso anche tantissime trasmissioni, tantissime esperienze che ho fatto, di levare quella che è un tipo di ideologia, di mentalità, di strutturazione del pensiero che ti viene dall'essere, insomma, nato all'interno di una religione, se cristiano. Però ho letto una cosa
per dirti, no? Quanto è difficile fare questo tipo di lavoro, di passaggio. Ho letto un giorno su un libro che a un prete hanno detto questo: senta reverendo, se lei al momento della sua morte, no? E, supponiamo muore, va di là e si accorge che non esiste né Dio, né il paradiso, né l'inferno, insomma in sostanza si accorge che tutto quello che le hanno insegnato con la sua religione, con la vostra religione, è una balla. Lei a questo punto che cosa farebbe? Sai cosa è arrivato a dire? Bene, guarda, dice, se veramente io mi accorgessi che dopo morto, di là, non trovo niente, non vedo che non c'è Dio, non esiste il paradiso, il purgatorio, l'inferno, insomma tutte queste stupidaggini, io direi che a questo punto non ho avuto torto io nel credere, mentre ero in vita, mentre vivevo, che esistesse un Dio buono che mi aiuta, che mi salva, ma che ha avuto torto Dio a non esistere. Hai capito? Ecco, adesso questo, una cosa del genere, mi pone davanti a una riflessione. O il prete è in buona fede o è in mala fede, perché può dire queste cose solo considerando questi due aspetti. Basta, non ce ne sono altri. Se è in buona fede, voglio dirti questo per dimostrarti quanto è difficile levarsi un certo tipo di come si può dire, di condizionamento. Se è in mala fede, allora lasciamo perdere, insomma, la cosa, ognuno tira acqua per il proprio mulino, intanto la bottega funziona. Tutto infatti. Qua. Ciao. Ciao, Marco. Ciao. Bene, io allora qui chiudo la trasmissione.